Allora, facciamo una rapida unboxing della Ileaf iJust 2 2600 mAh, batteria, io non è molto che uso questo tipo di congegni, comunque si chiama, da quello che ho capito, meccanica. Perché? Perché non ha di regolazioni, in pratica schiacci e basta. Qui dietro c'è la presa mini USB per la ricarica, attacco con 5 click si blocca e con altri 5 click si sblocca. Questo ring di gomma serve per l'atomizzatore, che ha delle prese d'aria qui. Queste prese d'aria sono tutte aperte, a differenza di altri che hanno la regolazione incorporata, diciamo, che girando col metallo stesso si sovrappone alle prese d'aria. Questa non ce l'ha e allora danno questo gommino, si mette così e in pratica io così ora io non vedo bene se così è tutto aperto. Praticamente girando non si fa altro che aprire e chiudere l'afflusso dell'aria. Drip tip in acciaio, abbastanza grande, io non sono molto esperto, adesso è un po' di tempo che la uso, mi trovo anche abbastanza bene. L'unica cosa che ho fatto, adesso è già caricata di liquido, faccio vedere una cosa. L'atomizzatore è di quelli prefatti, la coil, scusate, la coil è di quelle prefatte che per cambiarla bisogna fare così, si svita e questa è la coil. Questa è avvitata, questa si svita, quando più o meno una volta ogni 15 giorni incomincia ad avere un aroma, un sapore cattivo, si sente proprio la differenza che sta incominciando, diciamo, a bruciare, a sapere di bruciato. Quando si sente quel saporaccio comunque si sostituisce. Qui si montano coil prefatte da 0,30 o 0,50 di solito, poi non so se ce ne sono altre più, cioè di altre misure, di altre sub-ohm, gradazioni diverse. Di solito quelle che si trovano in giro sono 0,50 e 0,30. Io devo dire una cosa, all'inizio, ecco, vedete, una cosa che ho notato è questa. Io non so se si vede, il liquido quando la riempite che rimane qua, che si sbava, che comunque prendiamo questo, tanto questo è liquido senza nicotina, sto usando io, ci diamo una pulita con questo. Dicevo, io mi sono trovato bene all'inizio con la coil da 0,30, però scaldava parecchio, anche consumava parecchio sia come liquido che di batteria. Allora ho provato la coil da 0,50. Con la coil da 0,50 all'inizio mi sembrava che avevo fatto una cazzata, invece poi col tempo mi sono abituato, anzi
Avevo riprovato a mettere la 0,30 e non mi sono trovato bene perché con la 0,50 il vapore è un pochino più fresco e l'aroma è migliore. Queste sono le mie osservazioni. Comunque, per montarla, l'attacco è 510 e il pin è fisso, non è flottante. Si monta così. Ok, scusate un attimo perché c'è la porta aperta. Ok, dicevamo così è montata. Cos'altro dire? Non c'è tanto da dire. Io adesso sto fumando a nicotina zero. Mi trovo bene, è una sigaretta che diciamo va abbastanza bene. Poi dipende uno che cosa vuol fare, se uno vuole giocare a fare delle nuvole di fumo, sì, questa le fa, ma non è certo quella più indicata. Questa qui è una sigaretta per chi inizia, secondo me, che va benissimo per chi non ha troppe pretese, facile da usare. Quando dovete cambiare la coil è semplicissimo, non dovete costruirvi niente, è già fatta, le vendono, costano all'incirca 4-5 € l'una. Si cambia una volta ogni 15 giorni, basta caricare la batteria con 5 clic, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, così è bloccata, e 1, 2, 3, 4, 5, così si sblocca. Come vapore, vi faccio vedere, vediamo se riesco a alzare la camera. Abbastanza soddisfacente. Poi vabbè, si può chiudere per fare un filo più chiuso, più aperto. Tenete presente che da quello che ho capito l'aria comunque è importante perché sì che cambia il modo in cui si percepisce il tiro, no? Diciamo quello che si aspira, cioè, ma non è solo quello, perché comunque sia tenendolo tu aperto serve anche per raffreddarla, da quello che anche ho visto dagli altri video. Comunque è una sigaretta che va bene e poi io l'ho comprata in un negozio fisico e l'ho pagata 60 euro, però su Amazon con 30 euro la comprate. Io, questo è lo scontrino. Ho speso 80 euro anzi, la sigaretta l'ho pagata 65 euro, poi tra i liquidi e tutto ho speso 80 euro, perché avevo premura, perché comunque se uno non ha fretta se la ordina su Amazon o su internet in generale, con 30 euro si compra. Purtroppo le spese che ci sono per tenere un negozio fisico aperto sono diverse dallo shop online, naturalmente, non ho niente già da contestare al negoziante cioè se le cose costano più care, purtroppo ha tasse diverse, oneri diversi, pagare luce, eccetera, eccetera. Comunque, quello è una cosa individuale, se uno non vuole aspettare, se la compra nel negozio. Dentro la scatola c'è cavo mini USB e un piccolo manuale in inglese, credo. Ora da qua io non ci vedo che sono dietro la telecamera, ma comunque è in inglese. Ma
non c'è niente da sapere, cioè più che sapere come va sembrata all'inizio, la ricarica si fa da qui con cavetto mini USB. Così si accende la spia rossa e così è in carica. Niente. La scatola l'avete vista, il prezzo ve l'ho detto. Dietro la scatola, vabbè, c'è scritto tutto quello che contiene la confezione. Questo serve per l'originalità del prodotto. Con un lettore di QR code sul cellulare, credo, io non l'ho mai provato, ma vi dovrebbe riportare al sito. Non lo so, proverò, poi vi farò sapere come funziona. Comunque so che questo serve per l'originalità del prodotto. E niente. Chiudo, grazie, ciao a tutti.